Ciao Simona, come stai? Io spero che tu stia bene. Un anno è passato, è già passato un anno da quel giorno in cui fu dato un comunicato che tu ben sai non fosse stato giusto dare, perché io e te sappiamo il perché tu era meglio che uscissi da YouTube, perché tu, per difendere una persona a cui tenevi tanto e cui io ho tenuto tanto per tanto tempo, sei andata sotto tanti canali a difenderla e hai ricevuto tanto odio per voler tanto bene a una persona e a cui tenevi tanto, a cui ero molto legata, a cui ero molto legata anch'io. Perché ti faccio questo video per te? Perché è passato un anno. È passato un anno e tu, quel giorno in cui soprattutto Silvia fu ingiustamente denigrata, e tu sai il perché. E io so il perché, ma non è un qualcosa che riguarda nessun altro di YouTube. Fu denigrata e fu accusata di una cosa bruttissima, che non è mai avvenuta, perché tu stai, spero, bene, ma soprattutto quel giorno non ci hai abbandonato. E la manfrina fatta da tutto il giro di privato di quelle persone che hanno creduto a una voce che non era vera, ha fatto tanto male a tante persone, tanto tanto, a persone che ti volevano bene, perché io e te, Simona, abbiamo passato tante ore al telefono, alle volte abbiamo passato forse due volte siamo state al telefono fino a tardi a parlare, a confrontarci dei nostri figli con le paure e le problematiche di avere figli speciali. E ci confrontavamo, trovavamo conforto molte volte una nelle parole dell'altra. Quando è stato dato quel comunicato io ho sofferto molto, sono stata malissimo e sono stata quasi a rischio di arrivare all'ospedale. So che per Silvia purtroppo è stato ben peggio, perché lei all'ospedale ci è arrivata e lei è stata ricoverata. Io probabilmente sono stata più forte e ho cercato di capire il perché. Io ho cercato di non fermarmi alle prime parole dette, sapendo da dove venissero quelle parole, no? Ma volevo dirti due cose prima di concludere questo video, perché tu ci sei su YouTube, magari non più legata a quel gruppo lì, o anche legata a quel gruppo lì, o legata o non legata a quella persona lì, non mi importa, sono problemi tuoi, ma tu ci sei su YouTube, tu ci sei e stai seguendo tutto quanto. Io volevo dirti due cose. Scusa, ho interrotto perché ok, le macchine, ok, il tutto, ma le cose private di altre persone anche no. Ed è una cosa che comunque in tanti dovrebbero imparare qua su YouTube, che vedo che non imparano. Dicevo che io volevo dirti due cose. So che Silvia ti sta facendo, ho letto, una denuncia e fa bene e ha tutto il mio appoggio morale. E sappi che la denuncia hai rischiato di prenderla anche da me. Non sono andata avanti, sai perché? In primis, ti dico la verità per i soldi. Non dico no perché poverina è una figlia. No.
In primis per i soldi, perché mio marito mi ha fatto notare che purtroppo la legge italiana è molto lunga e ci sarebbe voluto molto tempo. E non aveva senso spendere soldi per una persona che so che è viva e non è morta. E in secondo luogo, per non stressarmi, e infine per tua figlia. Per tua figlia. Cosa che tu e la tua amica non avete minimamente pensato al dolore che potevate riversare addosso a me e a tutti gli altri coinvolti e soprattutto addosso a Silvia che ti ha sempre voluto bene, che è sempre stata una persona che ti ha sempre tirato su quando tu non stavi bene. O a me, ai miei figli, perché poteva succedermi qualsiasi cosa. Io sono andata molto vicina dall'arrivare a stare male. Ma voi non ve ne è portato niente. Non ve ne è fregato niente. E non l'ho fatto perché la vita reale è fuori. La vita reale, anche se ti ho voluto molto bene, è il motivo per cui io... Molto bene no, ti ho voluto bene. Perché empatizzavo per te. E quando io in alcuni video all'inizio di tutta questa faccenda ho detto che a me delle altre non me ne fregava niente, di tante non mi interessava perché non avevo il rapporto che avevo con te. Non avevo questo rapporto di fiducia che ci sentivamo anche al di fuori del gruppo. Delle altre non mi interessava molto perché non le conoscevo, eravamo anche troppe e tu sai bene in quelle chat. Cosa si diceva e cosa non si diceva. Vabbè, stendiamo un velo pietoso, vero Simona? Comunque, io una cosa sola vorrei sapere da te: perché? Ma non detto il perché, detto dalla tua amica quando finirà sta storia, perché già lo so quel perché lì, ma non mi interessa. Ma il perché tuo, il tuo perché? Perché tu hai fatto una cosa del genere. Potevi sparire in un miliardo di modi, cambiare nick, scomparire. L'avresti detto nel gruppo: sappiate che io non sarò più con questo nick, sarò con quest'altro nick. Forse c'è qualcosa di più? Ma il di più a me non interessa. A me interessa il perché tu abbia messo in mezzo me. E poi dirai a faccia perché tu hai messo in mezzo Silvia. Forse le due persone che realmente là dentro ti volevano bene di più degli altri. Poi magari ci sono tante altre persone che in realtà ti hanno voluto bene, io non lo so. Ma per il rapporto che avevamo io e te, perché hai permesso che venissi in mezzo, messa in mezzo pure io? Non so se sei complice, non so. Se è stata una tua idea, non so se ti sei trovato in mezzo, non mi interessa, è un problema tuo. Sai dove trovarmi perché il tuo WhatsApp, da che è venuto il casino su YouTube il 5 di settembre, era attivo fino a novembre. Il tuo WhatsApp e anche il tuo numero. Io il tuo numero non l'ho cancellato, ce l'ho. Di certo non vado in giro a darlo, probabilmente l'avrei anche cambiato. Però se tu hai il mio, sai dove trovarmi. Voglio solo sapere perché. Ed è una cosa che rimarrà tra me e te. Non lo saprà nessun altro. Come non mi sono mai permessa di raccontare le tue cose private a nessuno. Io non mi sono mai permessa. Questo video, se ve lo chiedete, è diretto a Simona Vicino. E per ovvi motivi non viene monetizzato. Perché io... Sulle cose gravi io non monetizzo. Ciao Simona, quando vuoi sai dove trovarmi, perché so che mi stai guardando e mi stai ascoltando. Ciao.